In Italia non esiste ancora una legge specifica sul testamento biologico e sui trattamenti di fine vita. Nel paese sono poco più di 150 i comuni che hanno scelto autonomamente di istituire un registro per il testamento biologico, per lo più concentrati in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana, come riporta il sito associazionelucacoscioni.it. I municipi che hanno creato il registro non rappresentano però neppure il 2% degli oltre 8.000 comuni italiani, ma ospitano circa un quinto della popolazione complessiva. Ci sono a Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Cagliari, Napoli e Palermo. Nelle Valli Valdesi soltanto Pinerolo, Torrepellice e Pomaretto hanno istituito il registro che raccoglie le disposizioni di fine vita dei cittadini nei propri uffici comunali. A Pinerolo esiste dal 2013 e in questi anni due persone hanno deciso di registrare le proprie volontà. A Torrepellice il registro c'è dal 2010 e in questo caso i testamenti sono 21. Pomaretto in Val Germanasca l'ha istituito dal 2011 e contiene finora un solo testamento biologico. Questo è un dato che fa riflettere, perché su 22 comuni sono soltanto 3. Già dal 2009 alcune chiese valdesi hanno aperto degli sportelli per la raccolta di queste dichiarazioni anticipate di trattamento e solo successivamente in alcuni comuni si è presa una iniziativa simile. E se nei comuni la realtà è questa, l'associazionismo si è mobilitato, ad esempio a Pinerolo, dove grazie al gruppo Valore e Laicità è attivo dal 2011 un registro depositato nella chiesa valdese di Via dei Mille, che ha già raccolto 200 testamenti. L'iniziativa non è della chiesa valdese di Pinerolo, ma è del gruppo Valore e Laicità, che è un organismo del tutto indipendente dalla Chiesa Valdese, dove vi sono degli amici cattolici, valdesi, credenti, non credenti, eccetera, che però da alcuni anni lavorano sulla questione della laicità dello Stato e dell'importanza di avere un'attenzione nei confronti di questi temi. Ecco. Che cosa è successo? In questi anni abbiamo raccolto circa 120 testamenti biologici di persone che abitano la città di Pinerolo oggi e un'ottantina di persone che vengono dagli altri comuni limitrofi. Quindi abbiamo il deposito di 200 testamenti biologici. Quando le persone ci segnalano l'importanza di volere e la necessità di volere depositare il testamento biologico, troviamo delle date in cui alcuni volontari preparano tutto il materiale, tutti i moduli, tutta la documentazione e le persone possono così finalmente dire quali sono le loro volontà per quanto riguarda il fine vita. Perché si rivolgono a noi? Perché evidentemente ci sono ancora delle difficoltà a depositare questi testamenti biologici presso i locali dei comuni. Ecco. Noi saremo lieti un giorno di renderci superflui rispetto alla raccolta di questi documenti e quindi aspettiamo che davvero i comuni possano fare ciò che in qualche modo si erano impegnati a fare. Se l'associazionismo e le chiese evangeliche sopperiscono alle mancanze legislative, ora si attende che anche lo Stato faccia la sua parte. Nonostante l'opera di sensibilizzazione che da anni si va facendo su questo argomento, c'è una certa inerzia nel recepire questo tipo di esigenza e la medesima inerzia che possiamo vedere su scala nazionale nelle difficoltà che sta incontrando il disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate, problemi che sta incontrando nella sua approvazione nel secondo ramo del nostro Parlamento, approvato alla Camera nel mese di aprile. Adesso è sostanzialmente fermo nella parte di approvazione che riguarda il Senato e noi tutti ci auguriamo che invece possa ripartire questo percorso in modo che possa venire approvato prima della fine della legislatura nel marzo del 2018.